Venite, grazie. Grazie a voi. Sì, ho anche conosciuto. Grazie, ovviamente non posso che ringraziare Monica per l'onore che si fa, tra l'altro Monica è mezza Tifernate del quartiere Prato, ma anche mezza la Marina, per mia moglie, perché la mamma è di Lama, anzi con i saluti di molte sue amiche di Lama. Ovviamente vorrei evitare frasi retoriche, molto felici che testimone della città sia Monica, l'abbiamo già invitato con un grazie affetto alla città, al territorio e alle sue grandi sensibilità, anche degli apprendi, essendo persona molto intelligente, e davvero dobbiamo ringraziarla per l'infernale, per cui è molto bello che lei sia qui, soprattutto alla città, all'Alta Valle del Tevere, che ricorda spesso frasi di Gianni Rodari. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati poeti, ma perché nessuno sia più schiavo, e credo che la sua presenza sia una dimostrazione di quanto anche lei apprezzi questi valori, perché una biblioteca è un segnale, un sintomo di cultura, ma soprattutto è un segnale di ottimismo affinché i giovani siano migliori dei vecchi. Questo servirà a tutti per un mondo futuro migliore. Grazie Monica. Grazie. Sono veramente onorata di ricevere questo bellissimo riconoscimento. E io ho un grande amore per la mia terra, mi sento una meravigliosa che è Città di Castello, ma che è anche l'Umbria, no? Quindi terra di burri, terra del Perugino, e Santa Chiara, San Francesco, quindi una terra di artisti e di santi, di cui sono molto fiera e onorata di appartenere. Quindi ovunque vada nel mondo è sempre per me bellissimo ricordare che sono italiana, sono umbra e nata Città di Castello. Quindi grazie a tutti voi. Grazie. Grazie Monica, mi rappresenta. Quindi un'unione della storia, di questo spazio ci fa vedere. Castello credo che sia un bellissimo segnale di vicinanza alla nostra. Abbiamo letto il messaggio che Monica ci ha mandato il giorno dell'inaugurazione, gradita e sintomatica di quello che ci siamo detti, quindi veramente dai libri su carta, al digitale, ci sono tanti bambini anche in questo momento, ci sono puff in cui giovani consultano riviste online e fare questo intervento in un palazzo di... che con tantissimo impegno, con tantissimo lavoro, questo premio è un premio chiaramente dedicato al cinema, la Rosa del Vero e Proprio, in cui si mischiano insieme spettacolo. Anni fa, quando abbiamo ideato, non voglio farvi una storia vera e propria, questo evento, e donare a questa grande artista, a questa grande attrice nazionale. Per cui sono contento. Il premio Cinema 2019 va a Monica Bellucci. Biblioteca e ai colleghi giornalisti do appuntamento di sotto per fare una battuta. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo di sotto. Faccio una foto a lei con questo. E di quando hai 15 anni, per la quale provo un'ammirazione profonda. Bella, brava. Ma è un palazzo meraviglioso, sono molto felice di essere stata accolta qui con grande calore e grande affetto. Per me è sempre
un piacere venire qui nella mia città che amo, in cui sono nata, e mi sento profondamente legata alla mia città e al mio paese, e quindi mi sento profondamente castellana perché qua sono nata, umbra, italiana, e questa terra meravigliosa che è la terra anche di Burri, è la terra del Perugino, è la terra di San Francesco, Santa Chiara, quindi una terra di artisti e di santi, e io sono onorata e felice di far parte di questo piccolo contributo, umilmente, e sono veramente felice di ritornare qua. Mi riempie di pace e di amore. Qui ho anche tutta la mia famiglia, quindi quando posso vengo sempre e vi ringrazio. Ma la lettura è libertà, perché è apertura di vedute, però bisogna anche avere fiducia nei ragazzi, penso io. Loro hanno un modo loro di leggere che non è più il nostro, e quindi bisogna anche dare fiducia a loro, credo. Beh, il significato dell'amore, e poi questo è la mia origine, il paese da cui provengo, sono le mie, la mia parte la più bella, la più profonda, e io mi ritengo castellana, quindi questa città che è contorniata ancora da queste mura così antiche, che ha un sapore quindi ancora profondamente medievale, dove ci sono ancora dei giochi legati proprio alla cultura di Città di Castello, che è bene e bello conservare, perché credo che anche se le cose continuano è importante che ci sia sempre una base che rimane la stessa, e credo che Città di Castello ha questa bella e profonda tradizione che deve assolutamente continuare, e io vorrei solo che questa città si mantenesse viva. Ma io penso che quando si va da soli si va più veloce, ma quando si è uniti si va più lontano.